Vuoi comprare del pesce? Detesto il pesce. Come ti chiami? Rio. Significa fiume. E tu? George. Significa... soltanto un nome. È vero che il capitano Ketch viveva qui nei paraggi? È vero. Quella sulla collina è la sua casa. Adesso è diventata un museo. Davvero? È proprio quello che speravo di sentirmi dire. Grazie, ragazzo. Non riuscirai a entrare, signore. Le vecchie l'hanno chiuso. Chi sono queste anziane signore che hai menzionato? La signorina Frost e la signorina Mina Ketch. Per quale ragione hanno chiuso il museo? Per volere di Bronson. Ha dei progetti per rimodernare il museo. Se ne pentiranno. Quell'uomo è un farabutto. Niente scuola oggi? No, signore. E che ne sarà della tua istruzione? Io so pescare, navigare e nuotare. So badare a me stesso da quando avevo 6 anni e conosco 2 lingue. Non sei un po' troppo qualificato per essere un vagabondo da spiaggia? C'è una concorrenza terribile. Cosa mi sai dire a proposito del capitano Ketch? Esattamente quello che tutti sanno. Era un pirata ed è morto impiccato. Sai qualcosa riguardo il tesoro dei pirati? Sono tutte storie. Non esiste nessun tesoro. Ciao, gattino, vuoi giocare? Ehi, gatto, attento a dove metti gli artigli. Salve, mi chiamo George Stobart. Buongiorno, signor Stobart. Gradirebbe una tazza di tè? No, grazie, non amo il tè. Quello è il vostro gatto? Sì, è Gomitolo. Le piacciono i gatti, signor Stobart? Potete scommetterci. Cosa mi sapete dire del capitano Ketch? Certamente più di quello che saprebbe dire lei del suo bisnonno. Siete suoi discendenti? Certamente. Il capitano Ketch nacque a Dorset, in Inghilterra, durante il regno di Enrico VIII. La sua era una famiglia di contadini, ma il giovane Frederick Ketch decise di andare per i mari. Ci sono parecchi marinai nella nostra famiglia, signor Stobart. Si interessa di storia, signor Stobart? Sì. Mi stavate parlando del capitano Ketch. Andate avanti. Oh, già. Navigò agli ordini di Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, uno dei più importanti mercanti dell'età elisabettiana. Nel 1568, Frederick Ketch era solo un ragazzo e serviva a bordo della Jesus, la nave di punta di Hawkins. Navigarono dall'Inghilterra all'Africa e attraverso l'immenso Atlantico giunsero fino a queste isole. Ketch non rivide più le spiagge inglesi. Come mai Ketch non fece più ritorno a casa? Perché gli spagnoli traditori affondarono la Jesus. Mi avete detto che la flotta di Hawkins commerciava tra l'Africa e le Indie. Che tipo di commercio era? Uomini neri, senza camicia. Deve capire, signor Stobart, che stiamo parlando del XVI secolo. Ciò non toglie che Hawkins e Ketch fossero dei negrieri e dei pirati. Si stupirebbe se le dicessi che Hawkins era anche un uomo molto religioso. Trasportava schiavi su di una nave chiamata Jesus. Dalle mie parti una persona del genere si chiama ipocrita. È vero che Frederick Ketch era un pirata? Frederick Ketch non era affatto un pirata. Fu impiccato, come lei sa, laggiù sulla spiaggia, proprio davanti alla sua famiglia. Non ci fu un processo. Lo presero dal tavolo dove stava facendo colazione e lo portarono via in catene. Cosa successe a Ketch? Venne ucciso? Oh no! Se ne andò e tornò su quest'isola, proprio in questa casa. Il Frederick Ketch Memorial Museum. Se non era un pirata, per quale motivo è stato impiccato? Invidia! Solo per invidia!
Era stato un grande capitano e aveva accumulato un immenso patrimonio. Girava voce che si fosse perfino fatto costruire una villa da sogno nei pressi di Hammamet. Chiudi la bocca, Mina. Va bene, Frost. Quello stupido del governatore e i suoi scagnozzi volevano i suoi soldi. Inventarono delle ridicole accuse per contravvenire alle condizioni della sua licenza di Poseidone. E lo impiccarono come un ladro qualunque. Ah, maledette canaglie! Licenza di Poseidone. Era il documento che gli permetteva di scagliarsi all'arrembaggio di tutti i nemici della corona. La differenza tra un corsaro legale e un pirata. Yo-ho! Desolata, Frost. Perché Ketch non disse semplicemente: fatevi un giretto, ragazzi, io ho una licenza per fare il pirata. Frederick Ketch non era un pirata. Lui tentò di mostrare la sua licenza di Poseidone. Ma loro la distrussero e lo impiccarono. Ho parlato con Rio, il giovane pescatore. La prego di non nominare nemmeno quel furfantello in mia presenza. Quella piccola peste. Ben detto, Mina. Ho la sensazione che non amiate particolarmente quel ragazzino. Quel bambino è un delinquente, signor Stobart. Ma ha soltanto 11 anni all'incirca. Una canaglia che ne combina una dopo l'altra. Cosa ha fatto Rio di tanto grave, signorina Frost? Beh, una volta lui ed Emily... Stai zitta un istante, Mina! Cosa mi dite di Emily? Emily? Non vedo in che maniera questo argomento la possa riguardare. I suoi genitori morirono in una tempesta. In qualità di uniche parenti viventi ci siamo assunte noi il compito di crescere la ragazzina. È bello sapere che la carità non è morta. No, oh, certo che è morta. Sbalzata dalla nave durante quella maledetta tempesta. Il signor Stobart non si riferiva alla madre di Emily, stava solo facendo del sarcasmo. Cos'altro mi potete dire di Emily? Come osa lei intromettersi nelle questioni della nostra famiglia? Mi rifiuto di rispondere a qualsiasi altra domanda impertinente. Non potevo prendere il... Cosa ne pensa di Rio? Il ragazzino che pesca? Se mi si avvicina di nuovo lo strangolo. Si calmi. Cosa le avrà mai fatto di tanto grave? Mi ha colpito alle spalle con un pesce. Ecco cosa mi ha fatto. Mi parli delle due anziane signore? Chi? Le sorelle Ketch? Una di loro è matta come un cavallo, mentre l'altra sarebbe in grado di trasformare un uomo in una statua di pietra se questo non stesse attento. Cosa se ne fa di un teodolite? Sto esaminando la vecchia casa. Ho grandi progetti per questo posto. Davvero? Ci può scommettere. Dia un'occhiata in giro. Cosa vede? Il paradiso. Io vedo una grande opportunità. Questo posto ha incredibili prospettive di sviluppo. A me piace così com'è adesso. Questa è la differenza tra me e lei. Vede, signor Stobart, io sono quello che si potrebbe definire un uomo lungimirante. Prevedo un grandioso futuro per la baia di Ketch. E tutto partirà da qui, da quella casa. Posso dare uno sguardo ai suoi progetti? No. Perché le interessano tanto? Ho sempre sognato di diventare un geometra. Davvero? Certo. Voglio dire, voi geometri siete un po' come i grandi esploratori, non pensa? Enrico il Navigatore, Vasco de Gama, Cristoforo Colombo. Magari lei non solca mari inesplorati per scoprire nuovi continenti, ma io la ammiro lo stesso. Maledizione. Stia lontano da quei progetti, chiaro? Come vengono eseguiti i necessari rilevamenti su una casa come quella? Ho posizionato un segnale riflettente su una delle due aste per le bandiere. Il punto contro il teodolite da diverse angolazioni. Registro gli angoli lungo la linea di base e faccio la triangolazione del tutto per ottenere l'esatta posizione del segnale.
Ho reso l'idea? Perché ha scelto proprio l'asta della bandiera? Non sarebbe stato meglio optare per un cornicione o qualcos'altro del genere? Lei è forse un geometra? No, sono laureato in legge. E allora stia zitto! A più tardi, Bronson. Penso che Bronson stia cercando di ingannare quelle dolci e vulnerabili vecchiette. Dolci e vulnerabili? Ok, diciamo che sta tentando di fottere quelle due dementi vecchiacce spigolose. Dovresti ammirare il suo acume. Parlami della tua amica Emily. Perché ti interessa tanto Emily Ketch? Emily Ketch è una discendente del capitano Ketch, il pirata. Esattamente. E la cosa non ti dà fastidio? Perché dovrebbe? Non siamo responsabili per le colpe dei nostri antenati.